Bene, buon pomeriggio a tutti. Io sono la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo appunto, di Amicis ad Anzola. Ecco, ringrazio chi ci ha invitato, quindi la dottoressa Maria Vicerati, sperando appunto di poter dare un piccolo contributo rispetto a quanto stiamo appunto sperimentando nella nostra scuola. Che cosa è successo praticamente? Alcuni anni fa, per l'esattezza 3, nel nostro territorio è sorta un'associazione DD ad Astra, un'associazione che, come dice appunto così il nome che ha scelto per rappresentarsi, intende rivolgersi alle varie D, quindi disabilità, disagio, differenza, però per far sì che queste disabilità e queste differenze, questi disagi tendano ad Astra, appunto verso il cielo, verso... Prendendo la frase intera, è per aspera ad Astra. Bene, aggiungiamo anche questo aspetto. Comunque, attraverso questa associazione locale, fondata da una mamma che abbiamo qui davanti a noi, la dottoressa Binazzi, abbiamo avuto l'opportunità di mettere in sinergia quella che era la mission della scuola con quelle che erano le esigenze delle famiglie, dei bambini che nella nostra scuola appunto sono presenti con sindrome di autismo. E su 1300 alunni del nostro istituto ben 8 sono i bambini che accogliamo, ecco, per far sì che potesse prendere avvio questo tipo di sperimentazione. Faccio un attimo un passettino prima di avviare alla vera e propria esposizione della nostra sperimentazione, facendo una riflessione di questo tipo. Quando già dalla mattina si parlava di elaborazione del PEI, e indubbiamente la dottoressa Roda ha sottolineato quanto il PEI non sia affatto un documento formale, un documento dove con un terribile taglio e incolla qualcuno magari possa pensare di cambiare solo l'anno e il nome e di pensare appunto di fornirlo così, ma effettivamente un documento programmatico di quel bambino in quell'anno, in quella scuola, in quel territorio, con quella famiglia, con quelle risorse. Quindi tutti gli anni, e non solo tutti gli anni, ma addirittura tutti i mesi, quando c'è bisogno di modificarlo, ecco, il PEI deve essere ritagliato sulle esigenze del bambino. E quando noi mettiamo attorno al PEI i vari attori che ruotano, potremmo pensare che al posto della parola PEI possa esserci anche il POF, piano dell'offerta formativa, che riguarda tutto l'istituto, che riguarda tutti gli alunni con le varie tipologie di bisogni. Poi questo POF viene calato sul singolo bambino e diventa il suo PEI. Quindi che cosa facciamo noi per Mattia in questo anno rispetto a tutto il nostro piano dell'offerta formativa, perché stiamo parlando di inclusione? E quindi io mi ricordo quando frequentavo la facoltà di pedagogia qua a Bologna, che poi non si chiama più così, ma perché io sono un po', insomma, datata, ecco, il grande maestro che avevo, il dottor professor Canevaro, diceva: attenzione che il portare i bambini diversamente abili a scuola non è un inserimento, non ci dobbiamo accontentare di portarli dentro alla scuola, dobbiamo integrarli. E adesso facciamo un passo in più, dobbiamo parlare di inclusione. Ecco, quindi cercare di far sì che l'ambiente scolastico non sia solo per loro un'illusione di essere insieme agli altri, ma una concretezza, una realtà, e soprattutto per dare a loro e alle loro famiglie la garanzia che lì si impara. Quindi i bambini, tutti i bambini, soprattutto oggi stiamo parlando di bambini con l'autismo, hanno il diritto di imparare, e quindi non solo di stare a scuola come gli altri, non solo di avere possibilmente dei rapporti con gli altri, ma anche di far sì che il percorso scolastico sia efficace,
cioè di fare un percorso che a loro serva per imparare, imparare ad acquisire delle autonomie personali e imparare anche quelli che sono proprio gli apprendimenti, chiamiamoli così, più accademici, più scolastici, legati alle varie discipline. Ecco, quindi in una scuola, in ogni scuola, bisogna, come quando si vuole costruire una casa, quindi la casa, in questo caso per questo bambino, una casa ricca di significati, bisogna creare le condizioni, guardarsi intorno e dire che risorse ho. Allora, le risorse sono fondamentalmente umane. Ho i miei docenti che non mi posso scegliere, perché fino ad oggi non ho la possibilità di sceglierli, mi vengono dati e li devo conoscere prima di dire tu sei adatto per questo bambino, perché non mi piace l'idea che a un docente capiti di avere un bambino con l'autismo, e il bambino con l'autismo non può avere casualmente un docente capitato. Questo secondo me è una cosa fondamentale, quindi bisogna... Bisogna ovviamente fare in modo che le risorse umane che tu hai le vai a destinare ai bambini a secondo, proprio quasi come di una collocazione di puzzle, no? Quali sono le caratteristiche, le competenze del docente che si associano bene a quel bambino. E questo vale non solo per il bambino con autismo, ma per tutti i bambini e anche per i docenti poi dentro alle classi. Ecco perché io quando arrivano i miei docenti li conosco, spendo tempo, insomma, importante per conoscerli e decidere a chi affidarli. Voglio anche dire, sappiamo benissimo tutti, che purtroppo la legislazione ancora non ci aiuta, perché ad esempio non abbiamo ancora una formazione specifica, nemmeno universitaria, sull'autismo. Ad esempio abbiamo, e i docenti benissimo lo sanno, una formazione generale generica sui problemi così dei bambini, delle varie tipologie di handicap, e anche le graduatorie parlano ancora di tre tipologie: minorati psicofisici, minorati dell'udito, minorati della vista. E i minorati psicofisici, a parte che non mi piace che vengano chiamati così, comunque è terribile, ancora terribile appunto, però insomma hanno tante sfaccettature, ognuno avrebbe bisogno di competenze, quindi dovrebbe l'università formarli, dovrebbe però esserci una legge che preveda che ai bambini vengano dati docenti altamente specializzati in questo. Dopodiché dovrebbe esserci una formazione in itinere obbligatoria. Siamo qui tutti perché abbiamo voglia di essere qui, perché siamo professionalmente persone che sanno qual è la deontologia professionale dell'andare a scuola preparati e non appunto lì a improvvisare, però è tutto tempo che stiamo dedicando in modo volontario, e io dico quanti altri invece non si formano mai, perché in fondo nessuno li obbliga a fare. Non sarebbe giusto dover parlare di obbligo, però è anche vero che se non si arriverà a questo abbiamo sempre il rischio che qualcuno faccia finta di essere un bravo insegnante. Detto ciò, quando si è poi a scuola con i propri insegnanti, bisogna trovare il modo di valorizzarli e quindi dire tu hai queste competenze, puoi farcela, lavoriamo insieme, facciamo formazione insieme, se ci sono delle formazioni anche a Torino, se ci vuoi andare proviamo a mandarti, dopodiché tu diventerai formatore al tuo interno per spendere e restituire ai tuoi colleghi. Poi che cosa bisogna fare? Captare quelle che sono le offerte del territorio, le offerte delle associazioni, le offerte dei genitori, perché appunto i genitori sono assolutamente protagonisti insieme alla scuola intorno al bambino. Quindi se nasce un'associazione territoriale e ti viene a dire dirigente, lei avrebbe piacere se provassimo con una nostra esperta a sperimentare questo test VBMAP che potrebbe aiutarci a capire quali sono le criticità dei bambini, le potenzialità, per poi andare a vedere
anche quali aspetti scegliere, perché non si può fare tutto in un anno, insomma, quali priorità dare per disegnare su questo bambino il proprio PEI. Certo che mi piacerebbe, benissimo, ben venga, però io dirigente scolastica non mi voglio contrapporre al servizio, appunto all'ASL che ha i propri esperti, che ha i propri clinici, che seguono i bambini, perché anche poi le famiglie si sentirebbero anche impaurite di dire ma se faccio questa cosa che la scuola mi propone, poi non è che magari mi vado a contrapporre con il team, con i miei clinici che mi stanno seguendo, l'approccio che poi si segue, che è appunto il metodo ABA, piuttosto che un altro approccio che mi stanno proponendo, confliggono, facciamo bene? Per cui che cosa ho detto? Calma, bella l'idea, mi piace molto, però prima ci dobbiamo muovere in sintonia. Non sta nessuno facendo un'invadenza di campo, quindi ne abbiamo parlato insieme all'ufficio scolastico regionale, alla dottoressa Roda che si è fatta portatrice poi verso il dottor Versari, abbiamo avuto la loro approvazione, sono andata personalmente alla casa del giardiniere a parlare con il dottor Marostica, abbiamo concordato insieme che fosse cosa buona e giusta sperimentare, perché non c'era assolutamente nessun tipo di prevaricazione, ma anzi c'era il desiderio di collaborare. Ecco, ottenuto questo via da parte di tutte le componenti, siamo partiti l'anno scorso e era indispensabile chiedere e coinvolgere direttamente i docenti, perché poi sono loro che sul campo lavorano con i bambini. Naturalmente chiedere il parere e l'autorizzazione di tutte le famiglie, perché non ci poteva piacere che andasse solo qualche bambino, ma tutti i nostri bambini. Fatto tutto, siamo partiti, abbiamo sperimentato lo scorso anno, i docenti hanno testimoniato il loro interesse e soprattutto hanno potuto toccare con mano quanto questo approccio potesse aiutarli nel conoscere meglio i propri bambini, perché è qui la chiave. Quale razza di PEI facciamo se non sappiamo bene il bambino che abbiamo davanti, che potenzialità, quali sono le sue criticità? Se non rileviamo anche e soprattutto in modo scientifico, quindi misurando, perché la scuola italiana molto spesso è brava, non molto spesso, è sempre brava, permettetemi questo termine, cioè è brava perché parlo di quelle emozioni e di quelle potenzialità, di quella passione che ci mettiamo, però siamo bravi ma a volte non sempre capaci di misurare quello che stiamo facendo e verificare i risultati in termini proprio statistici, numerici. Ecco, quindi il VBMAP ci ha permesso di vedere fin dall'inizio quello che era il potenziale di un bambino, di ogni bambino, di progettare per lui il PEI adeguato, di seguirlo, monitorarlo in itinere, di avere un'esperta esterna che ci potesse dare una mano con dei suggerimenti pratici, in modo che i docenti di sostegno, i docenti curricolari potessero appunto attingere a questa professionalità che era assolutamente indispensabile, dopodiché fare un retest finale per vedere a che punto eravamo arrivati. Fine dell'anno scorso, e cosa ci diciamo? È stato bello? Finiamo qui? No, era un peccato finire, perché l'anno scorso appunto i fondi c'erano arrivati tramite anche la consulta del volontariato locale, eccetera, ma se i fondi sono finiti, ecco, allora ci siamo rivolti all'ufficio scolastico regionale, dico, gentile dottor Versari, ci piacerebbe molto proseguire, che ne dice? Ecco, e ha avallato questa richiesta, ci ha dato i fondi che ci permettevano a proseguire e siamo qui. Ecco, quindi io direi che questa esperienza secondo noi è molto significativa, mi piacerebbe molto che non fosse solo un'esperienza legata ad Anzola, ma che tante scuole, insomma,
ci potessero essere queste risorse per poter dare a tutti i bambini queste opportunità, perché non devono essere appannaggio di pochi e soprattutto non devono nascere, fiorire e sfiorire immediatamente appena gli si tolgono poi i vari elementi indispensabili. Quindi questa è la cosa che spero succeda per tutti, perché quando si parla di civiltà si parla di pari opportunità e di equità che devono essere date a tutti. Quindi prego. Ringrazio molto. Mi permetto di presentare appunto la psicologa, la dottoressa Cantori, che lavora appunto presso questo istituto che ha condotto questa esperienza. Volevo aggiungere comunque che una novità, insomma, forse non tutti lo sanno, ma già da cominciare da qualche mese, l'Università di Modena Reggio e l'Università di Bologna renderanno disponibile a Bologna questa volta un master e un corso di perfezionamento in presenza sul tema dell'autismo. Cioè ci sarà continuamente il nostro corso a distanza, perché effettivamente sappiamo la fatica che fa la gente a frequentare per 2 giorni alla settimana, per 7 mesi di un anno, no? Sappiamo benissimo. Quindi il corso a distanza, io spero bene che anche quando va in pensione, cioè adesso, i miei colleghi continueranno a portarlo avanti, magari anche con mio aiuto. Però, ecco, dall'anno prossimo ci sarà questo corso in presenza, che per i bolognesi ovviamente è più semplice che non per uno che abita a Piacenza o uno che abita a Rimini, quindi tenere presente questa possibilità di formazione. E poi un'altra cosa che volevo dire, mi piace proprio che la pedagogia tiri sulla testa, perché la pedagogia speciale è pedagogia. La psicopedagogia, se vogliamo aggiungere il fatto che molto spesso sono psicologi quelli che fanno psicopedagogia più che pedagogisti, no? Però la psicopedagogia deve tirare sulla testa, perché i sanitari hanno già tantissimi compiti che in parte sono stati illustrati da tutti i dubbi denti stamattina e da quello che dirà la professoressa Marina Marini dopo, per dire quante cose hanno da fare il sanitario, no? E noi diciamo invece, come pedagogia, siccome anche io insegno una facoltà che si chiama Scienze dell'Educazione, che è la versione nuova della vecchia pedagogia, ecco, vi devo dire che proprio su questo bisogna abituarsi a rialzare la testa. Insomma, Maria Montessori era un medico, sì è vero, però poi si è preso un'altra laurea in pedagogia, ecco, teniamolo presente. Quindi per fare queste cose è proprio bene che ci sia la componente pedagogica. Il MIUR ci tiene tanto che questi corsi non li ha voluti dare neanche alla facoltà di psicologia, al dipartimento di psicologia, ma ci ha tenuto proprio che andassero tutti questi corsi, master, i corsi di perfezionamento, tutti soltanto alle varie dipartimenti, si chiamano così oggi, di educazione. Allora, dottoressa Cadore adesso spiega appunto qual è stato dal suo punto di vista questa esperienza. Allora, prima di tutto volevo ringraziare gli organizzatori del convegno che ormai per il secondo anno ci accolgono e ci ascoltano. E prima di parlarvi del progetto volevo raccontarvi com'è nato. Dunque, in questo stesso convegno, ma nella sua edizione del 2012, la dottoressa Roda, in merito al progetto 300 giorni, lanciò un appello alle associazioni del territorio affinché sostenessero e supportassero gli insegnanti e gli educatori nel processo di educativo e didattico dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Devo dire, come Didia D'Astra, come associazione che è nata ad Anzola dell'Emilia, ci piacque l'idea di raccogliere questa sfida e accettammo subito questa proposta che venne fatta appunto pubblicamente durante questo convegno. E iniziamo a proporre alla dottoressa Guazzaloca e agli insegnanti dell'Istituto Comprensivo e Mondo di Amicis la nostra idea, che è ancora in fase embrionale, su come si potesse strutturare un progetto del genere.
Devo dire che fin da subito tutti gli insegnanti, gli educatori si sono mostrati entusiasti. Per poter, in qualche modo erano felici di poter offrire al loro alunno una occasione supplementare e a loro stesse, a loro stessi un confronto con occhi esterni. Quindi non abbiamo trovato insegnanti chiuse, arroccate sulle loro posizioni, sulla loro idea di didattica, ma abbiamo trovato veramente persone con la voglia di mettersi in gioco e di provare nuove strategie. Questo ha fatto sì che continuassimo nella nostra idea di progettazione e infatti grazie alla dottoressa Roda che varie volte ci assistette negli aspetti organizzativi, diciamo anche amministrativi del portare avanti un progetto come questo, siamo riusciti a partire. Siamo partiti a settembre 2013 con un progetto che si proponeva di aiutare le insegnanti di sostegno a redigere un PEI veramente ricamato sulle abilità del bambino e non su indicazioni di massima sulla patologia, perché come sappiamo i nostri bambini sono tutti diversi, l'autismo è uno spettro, quindi possiamo avere il bambino verbale, il bambino non verbale, il bambino con spunti ossessivo compulsivi, il bambino con sintomi più passivi. Quindi cosa volevamo fare? Volevamo proprio osservare alunno per alunno e sulle sue abilità, punti di forza e fragilità, provare a programmare un intervento efficace, non solo misurabile. Perché quando noi, come diceva la dottoressa Roda, noi possiamo dire sì, il nostro bambino deve migliorare le capacità di relazionarsi con gli altri. Bene, grazie. Come? Allora, grazie alla ricerca, noi adesso abbiamo degli strumenti che ci aiutano a misurare le sue, per esempio, capacità sociali, capacità di giocare in modo autonomo, di osservarle, monitorarle, misurarle e restituire un dato numerico che poi ci aiuta a fine anno a vedere se il nostro intervento ha funzionato, sì, no, quanto ha funzionato, cosa potevamo fare di più. Ecco, quindi gli scopi del nostro progetto erano individuare prima di tutto uno strumento che ci consentisse un'analisi e un'osservazione di questo tipo, stabilire le reali abilità di partenza dell'alunno, perché chiaramente noi dobbiamo partire da quello che il nostro bambino sa fare veramente, non quello che supponiamo in modo fumoso lui riesca a fare, individuare i suoi punti di forza e le sue fragilità. Quindi individuare quali sono le abilità su cui possiamo spingere di più e quali sono le fragilità di cui dobbiamo tenere assolutamente conto. Definire obiettivi realistici, certo, perché noi non possiamo immaginarci un bambino con un autismo molto grave e in un anno darci l'obiettivo realistico di portarlo a un'adattabilità altissima. Questo sarebbe un obiettivo irrealistico che frustrerebbe sia il bambino che gli insegnanti, perché quante volte magari abbiamo un bambino che non sa ancora leggere o scrivere e troviamo l'insegnante che decide di concentrare la sua attenzione sulla lavorare sull'accento della E, per esempio, no? Questo è frustrante per i due attori di questa relazione, quindi bisogna proprio definire obiettivi realistici. Infine misurare e valutare l'effettiva efficacia. Perché noi dobbiamo poter restituire con un dato preciso quanto e se il nostro intervento è stato efficace, se non lo è stato, per quali motivi. Quindi l'analisi delle variabili è assolutamente da tenere in considerazione. La nostra scelta è ricaduta sul VBMAP, che è un test in utilizzo dal 2008 e nell'edizione italiana dal 2012. Che cosa consente di fare il VBMAP? Consente una valutazione delle tappe evolutive fondamentali di sviluppo del bambino da cui partire per la programmazione dell'intervento. Perché abbiamo scelto il VBMAP? Perché grazie a queste cinque componenti abbiamo pensato potesse essere
uno dei test più adatti per poter scrivere un PEI efficace. Quindi la prima componente, per esempio, valuta un esempio, o meglio, fornisce un esempio rappresentativo delle abilità verbali del bambino, comprende addirittura 170 tappe evolutive fondamentali dell'apprendimento e del linguaggio che sono organizzate su tre livelli: 0-18 mesi, 18-30 mesi e 48 mesi. Quale abilità va a misurare questa prima componente? Va a abilitare la capacità del bambino di emettere richieste, va a abilitare la capacità del bambino di denominare oggetti, seguire istruzioni, rispondere a domande, ripetere per esempio ciò che si ascolta, copiare i movimenti e anche abilità accademiche di lettura, scrittura e calcolo. Ci consente anche, questa è una cosa molto innovativa che andrebbe veramente considerata attentamente, una valutazione delle barriere. Cosa intendiamo per barriere? Le barriere sono tutti quegli ostacoli, tipici e meno tipici, del disturbo dello spettro autistico che spesso limitano l'apprendimento del bambino e le sue occasioni di stare in contatto col suo mondo sociale. Diciamo, per esempio, sono i comportamenti problema che noi conosciamo, sono i disturbi ossessivo-compulsivi, sono per esempio la bassa motivazione. Ci consente anche di valutare le transizioni. Le transizioni, intese come le intende il BBMAP, sono la capacità del bambino. Per esempio, noi possiamo, grazie a questo test, capire se il bambino è pronto per imparare in ambiente naturale, qual è il, diciamo, setting didattico più adatto al bambino e se è pronto per una, diciamo, esposizione alla vita sociale che, come sappiamo, all'interno della scuola è veramente mutevole e le occasioni, le situazioni sono veramente varie, quindi noi dobbiamo assicurarci che il nostro alunno sia in grado di passare senza comportamenti, problemi o senza sofferenza da una situazione all'altra, che può essere per esempio una situazione estremamente strutturata come una situazione di classe, una situazione che conosciamo bene, la situazione ricreazione, la situazione mensa, dove spesso abbiamo i singhiozzi più evidente. Ci consente anche quindi in itinere un monitoraggio delle abilità. Grazie a queste quattro componenti ci auspichiamo di riuscire a costruire un PEI più aderente a quelle che sono le caratteristiche del nostro alunno. Il primo anno di sperimentazione è stato nell'anno scolastico 2013-2014, coinvolto 5 bambini della scuola primaria con certificazione di disturbo dello spettro autistico. L'abbiamo articolato in 4 fasi. Una prima fase, una prima somministrazione del test che ci serviva per capire quali fossero le abilità già acquisite del bambino, quindi le abilità di base. Una restituzione e focalizzazione degli obiettivi di insegnamento, quindi una restituzione in cui noi potevamo dire agli insegnanti: ecco, il tuo alunno riesce benissimo in questa abilità, ha ottenuto punteggi molto alti, quindi possiamo dedicarci a mantenere questa abilità, mentre invece dobbiamo lavorare sul sollevare il punteggio di quest'altra. Un incontro di metà anno per monitorare l'andamento di questo intervento didattico educativo e una seconda somministrazione del test a fine anno per vedere e misurare l'efficacia reale di questo intervento. Qui è interessante vedere come in realtà gli insegnanti siano stati veramente parte attiva di questo intervento e di questo percorso. Loro non si sono semplicemente presi i nostri suggerimenti e applicati in modo acritico, tanto che nel secondo anno di sperimentazione, quando si sono aggiunti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, ci hanno chiesto a gran voce nell'incontro introduttivo al secondo anno di sperimentazione di inserire tra la restituzione
costituzione, l'incontro di metà anno, un incontro operativo, perché quello che ci hanno chiesto è stato bene. Voi ci avete dato gli obiettivi su cui lavorare, ci avete detto su cosa spingere, su cosa, a cosa non dare priorità. Bene, ma noi come facciamo quotidianamente col nostro alunno? Perché non venite e ci fate vedere quali possono essere le strategie con cui voi lavorate? E noi siamo stati assolutamente felici di poter fornire questo in più agli insegnanti e agli educatori. Quindi questo per farvi partecipi del clima collaborante che c'era con la scuola e con gli insegnanti. Noi abbiamo veramente attivato tra noi e gli insegnanti un circolo virtuoso che ancora adesso va avanti. A volte quando ci incontriamo per i corridoi è tutto un chiedere informazioni sui materiali, prendere spunto, tra loro uno scambio di materiali e informazioni. Noi possiamo dire di aver creato un microcosmo solidale e questo ci piace molto. Risultati. Allora, adesso mi dispiace, sì, accelero. Ops, allora, velocissima. Dico brevemente che cosa rappresentano i grafici che andiamo a vedere. La colonna che vedete in verde è il livello base del bambino, che corrisponde quindi alla prima somministrazione a settembre. La colonna arancione è quella del retest di fine anno e ve la faccio vedere, la tolgo subito. La terza somministrazione è la prima somministrazione del secondo anno. Allora, da qui possiamo vedere, questo grafico è veramente esplicativo di quello che è successo. Dove vedete valori omogenei è perché il bambino era già arrivato a un buon punto di sviluppo di quelle abilità, oppure semplicemente abbiamo deciso di non dare importanza a quello specifico apprendimento. Per esempio, nel caso del bambino A, voi potete vedere da che livello partiva sulle abilità vocali e come è arrivato alla fine dell'anno. Potete anche vedere sia nel gioco autonomo che nel gioco sociale come addirittura le sue abilità fossero completamente assenti, e quello che è successo alla fine dell'anno. Quindi un intervento mirato assolutamente porta benefici. Questo è meno esplicativo, ma mi serve per spiegarvi quello che succede quando si lavora in modo efficace durante l'anno e poi ci sono delle abilità che non vengono mantenute e c'è un crollo. Allora, questo bambino per esempio ha lavorato molto bene, era un bambino con un funzionamento molto buono. Ha lavorato in modo efficace durante l'anno, vedete per esempio l'abilità sociale, la colonna verde e la colonna arancione. Abilità sociale, ah, non si legge, scusate, la numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la nona colonna, partendo da sinistra. Allora, quindi intervento efficace, non si legge? No, non si legge. Esatto. Intervento sulle abilità sociali efficace durante l'anno scolastico. Genitori che vanno in vacanza, si stringono nella famiglia perché siamo tutti in ferie, quindi giustamente non ci dedichiamo, il bambino semplicemente magari non frequenta la scuola, le abilità sociali vado a ritestarle a settembre, crollano. Quindi questo è veramente esplicativo. Ecco, anche qui, questo invece è un bambino che grazie a esperienze di campo solare, confronto con coetanei, ha mantenuto le abilità ottenute durante l'anno, non solo, cresciute ancora nel periodo subito dopo le vacanze estive. Questo è quello che succede invece quando le abilità non vengono mantenute. Abbiamo un'efficacia di intervento notevole sulla maggior parte delle aree su cui siamo intervenuti e un crollo a settembre-ottobre dell'anno successivo, quindi in terza somministrazione, perché proprio non erano state mantenute. Questo perché lo dico? Perché è fondamentale in realtà che le famiglie siano sinergiche con gli insegnanti e con gli interventi che vengono fatti. In realtà tutti gli apprendimenti vanno mantenuti in autismo, perché sennò la ricerca ci dice che
spesso e volentieri abbiamo dei crolli. Un altro esempio, ok, e qui sempre lo stesso, la stessa situazione, abbiamo una efficacia dell'intervento e un crollo sulla, sull'abilità, sulle abilità quasi tutte direi in questo caso. Qui nel bambino c'è stato anche un cambio di ciclo scolastico, quindi sono cambiati gli insegnanti, lui ha avuto veramente un innalzamento del numero dei comportamenti problema in ingresso nella prima media, perché ha perso completamente tutte le figure di riferimento e probabilmente i loro insegnanti non erano preparati nel modo giusto ad accoglierlo. Conclusioni. Prima di arrivare alle conclusioni volevo farvi provare a farvi sorridere con questa vignetta che potete vedere, non so se la vedete bene, sì. Disegnata da un bambino, uno dei bambini che hanno partecipato a questa sperimentazione, perché oltre ai grafici noi lavoriamo coi bambini che sono buffi, sono originali, sono divertenti, ogni tanto tirano fuori delle cose immaginabili. Mentre giocavamo durante la somministrazione gli abbiamo chiesto di disegnare una lumaca e lui ha disegnato giustamente una lumaca dove c'è il verme della lumaca, invece che il guscio ha disegnato proprio una casetta con tanto di tetto, porta e fumaiolo. Quindi questo è veramente la soggettività, no? Che viene fuori oltre al dato. Conclusioni, quindi la scelta degli obiettivi si è dimostrata coerente con il livello di abilità di base dei bambini, quindi fortunatamente non abbiamo sbagliato nel darci degli obiettivi, anche perché anche per noi era una sperimentazione, quindi largo agli errori involontari. L'intervento si è dimostrato particolarmente efficace durante l'anno scolastico, quindi ripetiamo, i bambini che non hanno mantenuto gli apprendimenti hanno avuto dei crolli nel mese di settembre, e dato che veramente a noi dell'associazione scalda il cuore è che gli insegnanti ed educatori a cui è stato chiesto se nell'anno successivo avrebbero avuto piacere a rappresentare, a vedere riproposto il nostro progetto, hanno tutti detto di sì con grande entusiasmo.